Quest'anno io credo che sia stato uno dei più fallimentari del mio canale, però devo essere sincero che in alcune cose ho fatto qualche progresso. Questo video sarà diviso in sezioni, la parte del progresso sarà alla fine, quindi ci arriveremo piano piano. È passato esattamente un anno dall'ultimo video progressi, dove facevo vedere più che altri progressi che avevo fatto in quell'anno. Dal 1 luglio del 2022 al 6 luglio 2023, in questo caso. Premessa, proprio così, io ho pubblicato questo video proprio il 6 luglio. Diciamo, sì, ho pubblicato un sacco di video in questa settimana, tipo 3, cosa che non è mai successa. Infatti Squadbusters doveva uscire il 5, invece è uscito il 4, quindi GG. E il video di Squadbusters, che è questo qui, lo lascio pure nelle schede, ovviamente, così lo potete recuperare. Allora, io nel video progressi del 2023... parlavo di alcune cose. Sezioni statistiche. Dal 2022, cioè luglio 2022 al luglio 2023, ho fatto in totale 21 video in un anno, da cui shorts e video. Io quest'anno ho un po' scarseggiato, ho fatto solamente 35 video più 37 shorts, per un totale di circa 72 video totali. Non mi piace questa cosa, ho fatto sicuramente più shorts, ho fatto 37 shorts e 35 video, che sono davvero pochi, e questa cosa mi dispiace. Infatti parlavo anche di costanza, infatti facevo, o comunque mi ero posto di fare un video a settimana di tutto in quell'anno, e se non sbaglio l'ho fatto. Mi ricordo che tipo il periodo più lungo in cui non ho pubblicato video è stato per, tipo per 18 giorni, un mesetto, non mi ricordo, però è successo tipo una volta, massimo due. Quest'anno è successo tante volte, e parlavo anche di video tappabuchi come i preesame. Invece quest'anno sono stati i video, diciamo, portanti del mio canale. Per carità, i vlog preesame, diciamo che mi caratterizzano e non posso dire di no, sono dei, cioè penso che sia l'unico contenuto originale che sto facendo, però capisco anche che non porta molte views, non porta molto pubblico. Cerco di fare copertine e titoli accattivanti, ci sto provando, però ovviamente questo non basta. I gameplay fanno sempre più views, anche se comunque, certo, io sono un canale piccolo, quindi per esempio il video di Dokkan adesso è a 123 views il 3 luglio, non so quando arriverà. Per quanto riguarda invece dati statistici proprio brutti, abbiamo gli iscritti, che l'anno scorso erano 91 in un anno e quest'anno sono 40 in più, 71% in meno rispetto all'anno scorso. Brutto, bruttissimo. Non posso dire che non me lo merito, cioè me lo merito tranquillamente, perché ho fatto molti meno video, mi sono impegnato di meno, però in realtà mi sono impegnato in altre cose. Ora ci arriviamo. Per quanto riguarda altre statistiche, abbiamo le visualizzazioni totali, sia che per video che per shorts, sono 22.000 con 275 ore di visualizzazione totale. Sembrano tante o che non lo so, però sono sicuro che è meno rispetto all'anno scorso. 31% e 42% meno rispetto all'anno scorso. Quest'anno è proprio stato un fallimento. Io non so se chiamare questo video progressi, perché è stato davvero un fallimento. Un'altra sezione riguarda il video, che possiamo dire essere un passaggio da un periodo ad un altro. Io l'anno scorso dicevo, il video di Cici del 1 luglio 2022 è stato il video del passaggio da uno a un altro anno. Quest'anno invece è stato, penso, progressi. Non so identificare esattamente il video che mi ha fatto cambiare, ok? Però penso che sia quello, più che altro per dare anche un punto più fisso. Io ti devo dire però che c'è stato un cambiamento, ci sono stati dei progressi, non è stato tutto un fallimento. Sì, quindi il passaggio è stato quello, è stato il video progressi, ma devo essere sincero, per quanto riguarda le copertine, ho avuto il passaggio da un anno all'altro anno dal primo vlog per esame numero 6. Però questo va a parte perché sì, adesso ci arriviamo, ci sono le ultime cose da dire. Vabbè, sezione diciamo un po' spiritosa di Joel. Nell'altro video progressi io dicevo che c'è stato, diciamo, un video tirato con Joel, obiettivo easter egg su zombie, che l'abbiamo registrato, se non sbaglio, verso forse febbraio, l'ho pubblicato a luglio. Io sono tirato tantissimo perché non avevo voglia di editarlo, perché era tipo 50 minuti, 40, no, non mi ricordo. E ho fatto venire un video comico di 7 minuti, mi piace come video. Un video tirato con Joel ce l'ho anche ora, però l'ho già editato e penso che uscirà la prossima settimana, se tutto va bene, perché la prossima settimana in realtà ci sono i video dell'anniversario di Dokkan, quindi forse la prossima o tra 2 settimane. Un video che in realtà non doveva uscire, ma che ho deciso di pubblicarlo lo stesso, perché ormai diciamo che è acqua passata, quindi si può fare, ed è uno dei video, non dico più divertenti, però mi sono molto divertito a farlo e ad editarlo. Dura pochissimo, però mi piace. C'è stato proprio un periodo no gameplay,
non avevo voglia di registrare videogiochi, non mi andava. Questo pensiero l'ho avuto dopo che ho fatto qual è il più costoso, se non sbaglio, però si è marcato quando ho fatto il video dovevamo fare dei muffin al cioccolato, perché ho provato veramente un video completamente nuovo che mi è piaciuto, è andato discretamente bene, le sue 100 views ce l'ha più o meno. Adesso ho ripreso a fare qualche gameplay, assolutamente non dico, cioè ho capito che effettivamente non è che devo completamente cancellarli, però quello che gioco, quello che mi va, porto. Dokkan lo porto solamente perché ci sono affezionato, questo lo devo ribadire sempre. Il problema della mia costanza è stato sicuramente anche il Crohn. Sì, mi ha portato nuovi contenuti, tipo sono finito in ospedale, super clickbait, che in realtà non è clickbait, è successo davvero strano, non pensavo che andasse meglio. Io puntavo a quello, nonostante fossi finito davvero in ospedale. Il Crohn, che mi ha permesso di fare video dedicati tipo al vlog di Crohn, anche se dovrei aggiornare, però diciamo vabbè, poi ne parlerò in seguito in un altro video di Crohn. Diciamo che non mi ha completamente fermato, ok? Cioè questo quel periodo, da tipo novembre-dicembre, ero giustificato, da dopo in poi non più. E questa cosa ovviamente va accentuare sempre di più la mia pigrizia, vabbè, ma quello è il mio problema. Ora direi di passare alla parte progressi seri in questo anno. Ho avuto un anno di fallimenti, però se devo essere sincero i progressi ci sono stati e sono più pesanti di quello che potessi aspettarmi, o comunque di quello che possiamo immaginarci dopo un video dove mi disso praticamente tutto il tempo dicendo che sono un fallito. Perché caspita, come dissi poco fa, dal vlog preesame 6 episodio 1 ho cominciato a fare le copertine un po' più studiate, comunque non studiate, ma ci lavoravo un pochettino di più, perché prima facevo 10 minuti e basta perché mi seccava. Da quella copertina in poi ho cominciato a fare copertine che sì, alcune erano molto carine, altre mi impegnavo poco, ma erano abbastanza impattanti ed efficaci, come ad esempio l'ho fatto solo per lui, dove ho preso un PNG e l'ho messo, ma quel video mi ha fatto tante views, non ho scritto nemmeno nel titolo Dragon Ball Legends, ho messo solamente le immagini di Vegeta, perché comunque penso che per quella community e in quel momento era molto iconico, quindi ci sta. Però ho avuto un salto di qualità nelle copertine che è davvero considerevole. Allora, il vero salto di qualità l'ho avuto, secondo me, da come creare un film. Cioè da quel video in poi ho fatto tutte copertine che mi piacevano. Sono pochissimi video perché l'ho fatto veramente poco fa quel video, che l'ho fatto a marzo per dire. Ci sono state alcune copertine che mi piacevano, come ad esempio Aya, cioè Aya non so, è super stupida e semplice, ma mi piace un sacco, troppo impattante secondo me. Mi piace molto anche Sono finito in ospedale. E anche Stesso Mazzo Diversa Sorte, mi piace tanto il Middle Team con Joel. Da come creo un film, il vlog preesame 2, ho avuto un salto di qualità nelle copertine che davvero mi ha sorpreso anche a me, perché comunque mi impegno, mi metto anche mezz'ora, un'ora a fare la copertina, perché voglio farla bene. Finalmente ho capito che la copertina è una delle cose più importanti in un video, perché se tu non fai una copertina bella, importante e persuasiva, le persone non lo cliccano il video e quindi tu non fai visualizzazioni. Per carità, io le visualizzazioni non le faccio lo stesso. Un esempio di una copertina bella con, secondo me, bella con poche visualizzazioni: il podcast con Joel. A me quella copertina non dico che piace, non è la mia preferita, però non è brutta. Secondo me è molto impattante, secondo me, attenzione, io non sono nessuno per carità, quello mi dispiace. Poi ad esempio quello di Un Kessa Tale ha avuto 122 views, quello di Sta Arrivando, Dokkan Battle, ha avuto 123 views, quello là di Questo è Soddisfacente, vlog per esame 9, episodio 3, 67 views, che per un vlog per esame è tanto, comunque è sopra la media, la media è tipo 30-40 views, come il primo episodio, che anche quella mi è piaciuta come copertina, perché sono così impegnato, lasciando stare comunque il video questa settimana, che comunque vabbè era tanto per un mio collega. Oltre a quello anche i video di COD erano carini, cioè una copertina molto significativa, cioè secondo me quello è proprio COD, una copertina di COD, quella cosa proprio mi piace la direzione che sto prendendo. Sarebbe bello se facessi più video e spero e credo e cercherò di farne di più. Non dico tipo faccio una settimana, due settimane, non lo so nemmeno io, non voglio dare nemmeno pronostici e promesse, perché sono sicuro che non ne manterrò. Per esempio in questa settimana ho pubblicato tipo 3 video, non ha senso questa cosa. C'è stato anche un miglioramento in quello, ho deciso infatti tipo, non mi ricordo da che video in poi, dai,
da quel video in poi avevo deciso che mi dovevo impegnare di più a fare video, un poco di più. Ad esempio, come creare un film, effetti speciali sono video che mi piacciono, io li rivedrei. Però rispetto a video di un anno fa sono più curati, più mi ci metto un po' più di impegno, forse perché sono più pratico adesso, forse anche perché faccio un minimo di colore, quindi già più visivamente guardabile, non lo so, un insieme di tante cose, però sono sicuro che ho fatto tanti progressi, più piccolini, e speriamo che l'anno prossimo ci saranno progressi in tutti i campi. Per favore passate anche dai miei canali di lavoro, sia individuali che di gruppo, mi farebbe molto piacere. E basta così, fate tutto quello che volete con questo canale, mettete like, commentate, sparate. Buonanotte Reds.